piace. Il pubblico è stato giusto un coronamento di una stagione straordinaria. Sì, è stato veramente una cosa bellissima, un'emozione bellissima, vedere tantissime persone che come noi hanno sofferto, ci hanno seguito, hanno lottato, hanno fatto chilometri insieme a noi, e quindi è giusto che noi abbiamo regalato e vogliamo ancora regalargli, che manca ancora un'altra giornata, un'emozione. Siamo lì, che per il momento facciamo parte delle prime 8 posizioni del campionato italiano di Serie A, quindi è un traguardo per noi molto importante, per la città, per la società, per tutti. Faremo i conti domenica prossima, quando finirà la partita, e vogliamo incolorare ancora questo campionato, perché è veramente un peccato. A dispetto delle previsioni, comunque la partita non è stata così semplice. Ma in Serie A, siamo giovani in Serie A non è mai niente semplice, vincere è sempre difficile. Anche perché le squadre quando vengono qui sanno che è un campo difficile, si chiudono, dobbiamo trovare i giusti spazi, i giusti inserimenti, però abbiamo confezionato tante palle per far gol. L'importante però alla fine è chiudere. Questi sono i miei compagni che stanno festeggiando. L'importante è chiudere quei 3 punti, che è veramente è la cosa importante per regalare un'altra emozione ulteriore a tutti voi. È stato importante anche per te poter giocare tutta la partita, hai ritrovato insomma quest'ultimo scorcio di campionato un po' di continuità e oggi appunto hai giocato una partita importante soprattutto a livello emozionale. Sì, ma io sono stato un pochettino, diciamo, se vogliamo usare la parola, sfortunato dopo la partita con il Bergamo, perché ho avuto un piccolo stiramentino. Stavo continuando a giocare anche lì, avevo fatto 3-4 partite consecutive. Il tempo che dovevo prendere un attimo la condizione, poi ho ripreso il posto, se vogliamo chiamarlo così, ho fatto queste ultime 2-3 partite e sono contento, anche perché abbiamo fatto 7 punti in questa settimana, quindi siamo veramente contenti. Senti, qualche giorno fa hai lanciato l'input alla società per il rinnovo, ci siamo? No, ma non è che ho lanciato io un input. Mi hanno fatto una domanda, giustamente io ho un altro anno di contratto, cosa volevo fare per il mio futuro, quali erano le mie intenzioni. Io ho detto io sono qui disponibile, disposto a restare a Catania e a prolungare, anche se so di avere un contratto abbastanza alto per la società, e possiamo venirci incontro in tutti i sensi, è importante avere la disponibilità di entrambi.